Bella raccolta di galletti oggi, ricca. Oggi galletti a go-go. Vogliamo cominciare a parlare della situazione di questi boschi. Questi boschi sono in temperatura, sono pronti, la terra sta bollendo. L'unico problema è il vento. In questi giorni c'è stato un po' di vento, infatti comincia a essere la parte superficiale è abbastanza asciutta e si vede anche nei galletti più piccoli che sono spaccati un po' dal vento, come succede spesso con gli stivalis in piena estate, quando magari dopo una bella pioggia arriva il caldo e vento e li spacca. Ma che bei fiori di galletti! Spettacolare! Cantarellus pallens, qui si nota benissimo quanto è pallens. Mamma mia, quasi bianco. Buoni al pari del Cibarius, cambia solo il colore. Soprattutto nel quercio il Pallens, vero? Eh sì. Una fiorita bellissima. Regalate un mazzo di gallette alle vostre donne. Freschissimi. Passiamo di mano in mano, eh? E Sì. giù galletti. Ottimo fungo commestibile Buonissimo. dopo il prugnolo. Come non fare una bella raccolta di galletti? È un peccato. Anche perché dopo, quando ci saranno i porcini, questi rimarranno nel bosco. Ottimo commestibile. Qui c'è un punto dove il vento ha battuto parecchio su questi poveri galletti, sono già secchi, piccoli, ma già secchi e smangiucchiati. Peccato. C'è una bella fila di galletti che comincia qua, due qui, uno qui, ce n'è uno qua sopra. Uno dietro l'albero. I più belli sono qui vicino a Stefano. Questi sono dei galletti veramente meritevoli, eh. Voilà, una bella famiglia di Cantarellus pallens. Che funghi. Si comincia a fare sul serio? Si comincia a ragionare qua.
E via andare. Avanti, avanti. Eppala. E voilà. Dai gallettoni. E qui ci fa anche i porcini. Queste gallettopoli. Freschissimo. Galletti in pineta. Qui ancora gallettonzoli freschi che escono dal terreno. Belli, che stella questo. Bellissimo, guardate che forma geometrica. Che dire, grazie amici di aver guardato questo video, spero che la raccolta vi sia piaciuta, spero di avervi fatto divertire, mi raccomando iscrivetevi al canale e continuate a seguirmi per le prossime avventure.